Paesani vicini e lontani, buonasera. La Proloco di Casella in Pittari ha deciso di costruire questo spazio di intrattenimento e di informazione su quello che succede a Caselle, ai casellesi, al tempo del coronavirus. Ovviamente siamo tutti preoccupati per quanto sta accadendo, al periodo storico che stiamo vivendo, e per questo abbiamo ritenuto opportuno costruire qualcosa che parlasse di noi, che raccontasse di noi casellesi. Siamo tutti pieni di notizie televisive e social e abbiamo pensato che nelle tante informazioni e intrattenimento che circolano ci poteva essere anche qualcosa di nostro. La nostra pretesa ovviamente è quella di tenere unita la nostra meravigliosa comunità e di rafforzare il senso dello stare insieme per poter chiaramente affrontare meglio questo periodo difficile. Questa sarà la nostra puntata zero, nella quale vi presenteremo un po' il nostro format, e sarà importante però per voi seguire, perché tra i tanti contenuti potranno essere elaborati da voi nelle prossime puntate. La nostra televisione l'abbiamo chiamata il focolaio per ben due motivi. Uno, perché può essere un focolaio quello che ci può mettere paura. Due, perché un focolaio può sempre essere quello che toglie la paura. Il focolaio, ad esempio, ci riscalda, il focolaio ci dà una luce e ci fa compagnia. Ci è sembrato, infatti, questo un bellissimo gioco di parole che può togliere la paura. Quindi il focolaio TV, dove TV sta per taggio visto, come per dire taggio visto, stai buono. Adesso però, detto questo, ci lanciamo subito le anticipazioni dei servizi. Prego. Bentornati in studio e ovviamente non potevamo iniziare la nostra puntata se non con le parole del primo cittadino della nostra meravigliosa comunità. Pertanto aprirei il collegamento con il comune di Casella in Pittari, dove abbiamo il sindaco Giampiero Luzzo. A voi la linea. Siamo stati all'improvviso catapultati in una realtà nuova, per certi aspetti allucinante. All'inizio ci sembrava un brutto sogno, i primi giorni, quando ancora non si era capito la dimensione di questa pandemia, di questa tragedia. Poi ci siamo svegliati da questo brutto sogno e ci siamo appunto ritrovati, catapultati in una nuova dimensione, in una nuova realtà, quella che ci ha portato a considerare cose che mai avremmo immaginato, tipo lo stare lontani, l'uscire con la mascherina e lo stare lontani l'un con gli altri. Un'esperienza dura per le imposizioni che ovviamente le varie ordinanze, i vari decreti hanno imposto. Un'esperienza che la nostra comunità ha vissuto con tutti i disagi delle altre comunità, cioè quella del dover stare chiusi in casa, ma purtroppo, e lo state adesso verificando, era ed è e sarà una necessità importante per tutelare la nostra salute, ma che ha vissuto oltre a questi disagi anche con un grande senso di civiltà. Io ho ringraziato e continuerò a farlo sempre il grande senso civico con cui la nostra comunità ha risposto alle sollecitazioni che vengono ovviamente da tutte le organizzazioni sanitarie, dal governo, anche dal comune, cioè quello di stare in casa e di limitare al massimo le occasioni, le possibilità di contagio. A questo proposito, oltre a Caselle, casellesi, al loro senso civico, mi corre l'obbligo di ringraziare i tanti volontari del Centro Operativo Comunale che si stanno adoperando per la nostra
in comunità, svolgendo un'azione davvero importante, quella di prevenzione, quella di tutela e controllo del nostro territorio. A loro va il mio applauso, il mio ringraziamento per tutto quello che stanno facendo e che faranno. È un'esperienza, dicevo, dura, un'esperienza che ci sta anche un po' segnando, ma dalla quale possiamo trarre tutti un grosso insegnamento, come singole persone e come intera collettività. Il mio vuole essere, e chiudo, un messaggio non solo di ringraziamento per tutto quanto ciò che avete fatto, ognuno di voi come singola persona, nel rispettare le regole e nell'aiutare chi cerca di farle rispettare, ma anche e soprattutto un messaggio di speranza. Si sta intravedendo, lo vediamo dai numeri che ci propongono a livello nazionale, uno spiraglio in fondo al tunnel, uno spiraglio di luce, e quindi è a questo spiraglio e al raggiungimento della luce più ampia che noi dobbiamo tendere, verso questo cammino che ci porterà lentamente e sicuramente ad uscire fuori da questo che ancora oggi ci sembra un incubo. Ce la faremo tutti quanti insieme, riusciremo insieme a superare questo momento, e insieme significa anche farlo con questa importante, innovativa e positiva, trovata che hanno avuto i ragazzi della Proloco, del forum, cioè quella di farci sentire un po' tutti quanti meno distanti attraverso questa iniziativa, ecco, più che trovata era proprio improprio, ma questa iniziativa che ritengo appunto importante, a quale ho dato il mio modestissimo contributo. Forza Caselle, forza i casellesi, forza Italia, e presto, nel tempo necessario, senza dare facili illusioni, potremmo di nuovo stare insieme e riabbracciarci. Per farlo dobbiamo continuare lungo questa strada. Grazie ancora a tutti. Grazie mille, Sindaco, per questo collegamento. Allora proseguiamo la nostra puntata. E il Focolaio TV si compone di numerose rubriche. Pertanto partiamo subito dalla prima rubrica e raggiungiamo il nostro inviato che si trova nel Rione Scarano e che ci presenterà la prima rubrica, Ricica. A te la linea, Jolly. Ciao Michele, grazie della linea. Io vi parlerò della rubrica Ricica, cioè per sentito dire. Allora, oggi sono a casa dei miei genitori e in compagnia di nonno. Ricica, sta influenza cane è peggio la guerra, era come la guerra. No, questo è peggio la guerra. La guerra che partia e chi rimaneva a casa? Chi rimaneva a casa? Aveva paura di giovani bombardare, non faceva di giro. Però eravamo tutti sempre, ognuno ce n'era per fuori, stiamo insieme, per la campagna, lavoravamo. Quindi ascivete tanto? Ascivamo, come ascivamo? Ti rimane male, tutti quanti andiamo fuori. Poi quando non c'era, per esempio, che ne abbiamo scappato, allora fui io, non era banna, che è nata. E allora, a Caccaselle siamo buoni. E allora questo è peggio. Questo è peggio, che ci stiamo chiusi. Tanto siamo, stiamo un diamo. Facciamo certo ancora pure, con tutto che guaglione che ti riprova i 10 anni, i 15, siamo tutti buoni. Che ti erano brutti che ti era fuori soldato, povera gente, che ci rubasse, che ci ritirava pure. Però questa è una cosa generale, questa è una cosa giusta come i carcerati. Non e allora chi se peggio la guerra? Questa è peggio la guerra. La guerra che hai fa, ma non che stia a casa e stia buono. Va buona. C'era pure appetito, ma vedi che ti rottiene l'animale e tutto. E ti pure appetito, però vedi che ti rottiene l'animale stiamo buoni. Solo le latte che facciamo la mattina, formaggio. Tutto facciamo pulente perché teniamo un granurino, facciamo tutto. Che se qualche ruolo sembra di fame, ma se no non ne fame proprio, però c'era un po' un appetito. Va buono, allora chissà alla fine è peggio la guerra. Questo è peggio, questa è la cosa peggio di tutto. Va buono. Tariamo a pane, male, andiamo insieme tutti quanti, siano loro. E ciao, e ciao. Saluto a tutti. Allora, dallo Scarano è tutto, vi restituisco la linea allo studio e ricordatevi di inviarci i vostri video. Ciao!
Grazie Jolly e ovviamente un ringraziamento particolare anche al mitico Michele Umlacchio. Proseguiamo e passiamo quindi la linea al nostro inviato Graziano che si trova insieme alle sue amichette, ovviamente rispettando le dovute distanze, che ci parlerà della rubrica WhatsApp. A te la linea, Graziano. Grazie Michele per la linea e benvenuta nella rubrica WhatsApp, la rubrica che parla di agricoltura e pastorizia. Oggi parleremo di grano, anche perché con la Proloco facevo il palio del grano. Chissà perché stanno come ne vende sto palio. Un grano è buono, sei purchenno, tutte cose, però chissà se passa sto morbo su facino. Significa che stai porchendo. Quando nasce un piccolo grano, tieni solo tre fogliolette. Poi, vicino a che tre fogliolette, stai cacciando altre fogliolette. Capo hai caccia una spica. Ne potete cacciare fino a 3 o 4 secondi. Canta Picularo che è arrivato primavera, alla faccia di Gennaro, capascivi tale vera. Tardive, Bonariedo, ma vuole essere pure zappoliato. Però non potevo trovare gente per zappoliare, non potevo stare insieme per zappoliare. Ma speriamo che passa sto morbo, che così fa, almeno ne fa fare la festa, poco mette, non per altro. Da Monizzi è tutto, restituisco la linea a Michele. E se vuoi partecipare anche tu con un piccolo video, invialo alla nostra redazione. Ciao! Eccoci di nuovo in studio e adesso passiamo la linea al nostro inviato Angelo che ci presenterà la rubrica Sportano. Benvenuti nella nostra nuova rubrica Sportano. Oggi è doveroso andare avanti così perché da casa la gente non sa che ne fa. E ognuno di noi giarma, face, rigi, gifricchia. Comunque. Oggi andiamo a trovare Pasqualino Greco, il quale, manca a farlo apposta, vedete che ha fatto. Salve a tutti, sono Pasqualino. Ci facciamo una suonata un pochettino con un fischietto fatto con le mie mani di canna. L'ho fatto proprio oggi, guardate, è passato un po' di tempo, ragazzi. Organizzatevi pure voi qualcosa a casa, perché non lo so, è un passatempo, giusto, ragazzi, per non sentire questa brutta malattia, queste brutte cose. Ci svariamo un po', giusto per passare un po' di tempo, ragazzi, perché sennò, ragazzi. È un pochettino critica, è molto critica comunque. Però ragazzi, passiamo il tempo, ognuno di noi, qualche talento che sa fare, non lo so, arma quello che vuole, fa quello che vuole, non lo so, a casa, giusto per passare il tempo, per non pensare sempre alle stesse cose, giusto per andare avanti. Ragazzi, fa sentire un po' di fischio, però non sono tanto bravo. Comunque, oddio, l'ho fatto con le mie mani, sa? Sono un contadino e mi organizzo, va bene? Pasqualino ci fa tornare ai nostri tempi, quando c'era poco materiale da acquistare, però c'era tanta, tantissima inventiva e i ragazzi davano da fare. Chiunque ci armava qualcosa, facia, eccetera, eccetera, perché c'era tanto da fare, soprattutto chi è preso l'animale, comunque sportava. Ecco perché hanno chiamato così pure questa rubrica. Ognuno di noi faceva qualcosa. Io veramente sportavo un forno. Chi lo continua a fare pure voi? Però c'è tanta gente che si inventa cose belle, cose nuove, che vi potremmo far vedere e vi rappresentiamo a tutti quanti. Ma chiunque tiene qualcosa da fare e da far vedere, chiamatele. Mettiamo tutto a disposizione per far vedere alla gente quello che si riesce a fare. E se qualcosa piace, perché no? Ne facciamo chi assai per far vedere pure alla gente che può usare la casa. Michele, a te ti restituisco la linea. Davvero molto interessanti quelle che sono le idee emerse nel collegamento con il nostro inviato.
Adesso però ci spostiamo all'interno di una casa. Sappiamo bene che in questo periodo siamo costretti a rimanere in casa, pertanto passerei subito la linea alla nostra inviata Teresa che ci presenterà la rubrica Combatti. Allora, buonasera e grazie Michele per la linea, grazie mille. E stasera io e Michele vi faremo vedere la ginnastica per la rubrica Combatti. Ca combattimo un poco zuori, un poco anziani e ne combattiamo pure noi un poco. E niente, stasera faremo un po' di ginnastica come abbiamo già detto. E buona visione. E uno, e due. E 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10. Eccoci qua. Ora siamo pronti per mangiare. Michele, per stasera è tutto per la rubrica con Matti e vi ricordo che i video. Vi invito a fare tanti video anche voi per vedere come svolgete la vostra giornata in quarantena. Michele, ti lascio la linea. Buonasera a tutti. Ringraziamo Teresa e allora andiamo avanti e passiamo la linea adesso ad un'inviata molto speciale che si trova lontano da Caselle. E allora a te la linea Rossella con la rubrica Co-Video. Ciao Casellesi, so che è un brutto momento per tutti. Poi siamo continuamente sommersi da queste notizie sul coronavirus. Ma abbiamo realmente capito cos'è? Chi è sto morbo? Noi l'abbiamo chiesto in giro. Vediamo com'è andata. Ma questa un po' da terno, figlio mio, cara, una manera da sistemare. Non ne può, cioè, sarebbe la sarebbe la natura. Andò, ha manguinato me tutto, tutto. E quello è l'inquinamento. Parlava un professore l'altra sera, tu l'ascolti in coppallò. E l'inquinamento, quando. Mona, ma prevene che ogni anno ne viene uno. Situazione tragica. Non ne usciamo. Purtroppo pure a livello economico la situazione è grigia. Questo coso, ma è possibile che possa infettare il mondo intero questo virus? Ma è successo? Manco quando gli fa pa' spagnolo fa così. No. L'attività agricola come risente del coronavirus? Ma insomma, sì, qualche colpo comunque l'ha ricevuto, però comunque la gente comunque se l'ha da fare per le piantine. Magari le semine si devono fare qualche lavoro, purtroppo non è stato fatto, quindi è stato rimandato e probabilmente non si farà più. Tutto qua. Vabbè, quindi giardini, poi mais, metteremo il mais a maggio. Ma sai, i terreni comunque non sono stati preparati così prima, perché ci sono state delle difficoltà. Magari le magie si sanno, forse non sono pronte. Però penso sicuramente ci sarà un calo tremendo, sia per quanto riguarda cioè il sorgo, che so, un po' di mais. Sicuramente subirà delle flessioni non indifferenti. Vedremo, speriamo che passi subito. Ah, speriamo che passi subito. Grazie, ciao e buon lavoro. C'è sempre stato, mamma mia, raccontava che al 1920 c'è stata la spagnola, eppure così. Poi la televisione disse che il 1522 ci fu proprio la peste. Al 1522. Posso? E quando posso? Ma ci vuole tempo ancora. Quanto tempo ci vuole? Minimo questi 20, che tu mi dici che trovi. Era maggio. Aprile. Era aprile. Tu che dici? Possiamo andare un pochettino meglio. Bisogna trovare i modi. Io mi consiglio una buona lettura. Buon pranzo il giorno, una buona lettura. La mattina svegliatevi e vestite come deve andare a qualcosa da qualche parte di importante. E quindi pure la mente si sta meglio. Un saluto a tutti!
Siamo tutti preoccupati, capisco, però dobbiamo essere anche molto fiduciosi, sperare che presto passi e che ci riabbracceremo. Se anche tu vuoi condividere con noi un pensiero sul coronavirus, un consiglio, qualsiasi cosa, inviaci un breve video a ciaocasellempittari@gmail.com. Sarà un modo per sentirci più vicino, per confrontarci. Io termino qui, restituisco la linea a Michele, ma prima voglio ricordarvi di seguire le linee guida emanate, di stare a casa e di mangiare il giusto. Un bacione, mi mancate. Ciao Michele! Ed eccoci di nuovo in studio. Adesso ci spostiamo dall'attualità ad una rubrica molto molto gustosa. Tant'è che il gusto, infatti, al nostro inviato sicuramente non manca. Adesso quindi passiamo la linea a Filippo Rivello con la rubrica Ula Naturo. Buonasera a tutti, grazie Michele per la linea. La rubrica che vi sto per presentare è La Natura, una rubrica di cucina. Solamente in questi giorni cucinare può essere un buon passatempo, visto che non possiamo uscire data la situazione di emergenza in cui ci troviamo. Per le ricette di oggi ci serviranno delle zucchine, già tagliate in precedenza, una cipolla tritata finemente, succo di limone e buccia di limone, e dei tagliolini che ho fatto prima, con uova, farina, un filo d'olio e del sale, un uovo ogni 100 g di farina. In una casseruola ho messo le zucchine con la cipolla, ho fatto prima rosolare sopra la cipolla, poi ho aggiunto le zucchine, portiamo un po', facciamo cuocere un po' e aggiungiamo metà del succo di limone. Le zucchine stanno cuocendo, l'acqua bolle, ho già aggiunto il sale. E adesso metti i tagliolini a cuocere. Scolata la pasta, l'ho fatta saltare con le zucchine, aggiungendo l'altra metà del succo di limone rimasta. Adesso impiattiamo. Diamo le zucchine. E concludiamo aggiungendo della buccia di limone per guarnire il piatto, per dare anche un po' di freschezza. Per chiunque voglia spedirci le proprie ricette, un video ricetta, può farlo tranquillamente alla nostra email, di sotto in versione. Ringrazio tutti da Rione Chiazza, Sant'Antonio, è tutto, ripasso la linea a Michele. Grazie mille Filippo per questa straordinaria e deliziosa ricetta che ci hai presentato, e adesso varchiamo i confini e passerei subito quindi la parola alla nostra inviata Rosa con la rubrica Riprendiamoci. Ciao Michele, Riprendiamoci è un'esortazione alla vita e alla bellezza delle relazioni che non hanno confini. La nostra rubrica ci farà girare il mondo grazie ai tanti casalesi che sono all'estero e che con un video vogliono salutarci e mostrarci la loro vicinanza, perché figli di una stessa comunità. Oggi vi porto al mare. Ciao a tutti, sono Stella, di cognome Rivello, e sono anch'io una casalese al mondo. I miei bisnonni sono venuti in Brasile ed io sono già la quarta generazione di casalesi al mondo. Abito a Florianópolis, una città a sud Brasile, e è un'isola molto bella, abito in centro, vi faccio vedere un pochino, non so se riuscite a vedere, è una città molto popolosa, diciamo così, ma nonostante le spiagge non possiamo uscire, siamo in quarantena anche noi, e basicamente mangio. Peccato che io non sono brava in cucina come voi casalesi. Magari un giorno, se vi vengo a trovare, mi insegnate qualcosa, perché io sono proprio un disastro. E insomma, è stato un piacere parlare con voi. Sono felice di imparare un po' di più del paese, dei miei antenati. E ci tengo molto, veramente. E dopo tutto questo caos, io spero veramente di vedervi, di incontrarvi, così possiamo anche conoscervi di persona. Saluto
in maniera particolare Rosa, che è sempre molto gentile con me. Ciao ragazzi, buona quarantena a tutti noi. Un abbraccio forte anche a te, Stella. Da Florianapolis è tutto, a te la linea. Grazie mille Rosa per questo fantastico collegamento. Quanti sono i casellesi in giro per il mondo? Bene, adesso però siamo giunti al termine di questa puntata zero e io voglio cogliere l'occasione per invitarvi a inviare i vostri video messaggi all'indirizzo email ciao@casellaimpittari@gmail.com e a condividere il video se vi è piaciuto, a condividere questa forma di intrattenimento che abbiamo pensato per farvi compagnia in questo periodo molto difficile. Ricordandovi dunque che il focolaio siamo tutti noi casellesi, vi lascio con Oretta Antico e con Fici Memoria di un casellese, di una persona al quale la Proloco era molto legata, e con questo colgo l'occasione per augurarvi un buon proseguo di serata e alla prossima. Non danno un orto, e non danno un porco, non danno un orto, un capro l'anno si viene morto. Sta andando una meraviglia. Guarda di là dove sono i miei. Guarda come carburano. Se Dio vuole, anche quest'anno siamo gli ultimi.